Con Sofia Uslinghi, siamo a casa sua. Ciao Sofia. Ciao Marco. Benvenuta. Grazie. Stiamo vedendo il bellissimo acquario che è dietro di te. Quanti pesci hai? Ma lo gestisci tu o No, sei... no, no, ovviamente no, perché fosse in mano mia, sai. Meglio. Però mi Ma... pare che ne sono 7-8. Ah, beh, dai, bello. Cioè, io mi imballerei tutto il giorno lì a guardarli. Capita, sì. Capita, ma possono essere fonte di ispirazione quei pesci per le tue fotografie. Ne hai mai fotografati? È un po' un surrogato, però vabbè, adesso che in questo periodo possono essere un piacevole surrogato. Infatti, in mancanza di cose da Qualsiasi altra fotografare. visione, sì. Beh, ma intanto tu le tue foto nascono da te e da luoghi, cioè il tuo format che fai di recente nascono da te, da luoghi. Quindi a te basta un Google Map Per fortuna sì. ti seguo su Instagram e mi piacciono tantissimi i tuoi quiz, li faccio sempre. Grazie. Stanno Raccontali, funzionando raccontali, raccontali, spesso. raccontali un po' come nascono, cosa sono. Allora, nascono dal fatto che da sempre, da quando esiste, Google Street View è uno dei miei strumenti preferiti per viaggiare quando non si può viaggiare, per cui la maggior parte dell'anno, per quanto mi riguarda almeno, e quindi soprattutto in questo periodo di quarantena. Modo per andare fuori per me è andare in giro su Google Street View. E, scatto sempre delle foto che non si sa bene se siano delle foto oppure no, ma inquadro dei pezzi di quello che vedo. E quindi un po' perché è un format che già esisteva anni fa da qualche parte, in qualche blog lo si faceva, quella di indovinare degli screenshot di Google Street View, quindi ho ripreso questo discorso qua e i viaggi che normalmente faccio dei piccoli screenshot e li pubblico sulle storie di Instagram creando dei quiz, insomma, in cui bisogna indovinare dove si è tra tre proposte, sono un po', come dire, nella scelta delle risposte cerco un po' di essere un po' difficile, però sta piacendo molto. C'è un sacco di gente che mi scrive: bello, bello, continua a farne. Adesso in realtà il problema è che Google Street View non c'è in tutto il mondo e quindi tra un po' lo esaurisco. E dai, Sono sei tantissimi andata paesi in cui ovunque, non sei sono andata ovunque. andata quasi dovunque. Mi mancano gli Stati Uniti che un po' sono noiosi, ma farò uno speciale Stati Uniti, credo. Ma il feedback, nel senso, tu hai anche, adesso non ho idea di come funziona bene l'applicazione su Instagram, ma hai feedback delle risposte giuste degli utenti tu o no? Sì, io vedo Ah, tutte le risposte e quindi vedo quante ne hanno azzeccate. com'è che siamo? Perché anch'io gioco ogni tanto. Cioè, ogni tanto le No. becco tutte. Ah, mi vedi, Ma eh? ci sono alcune che non vengono beccate mai e quindi capisco che forse l'ho fatta un po' difficile, però è più di soddisfazione quando non la beccano, perché se beccano tutti la risposta esatta. Però sì, rispondono in tanti affezionati, per cui vedo che tutti i giorni sono lì e che mi dicono: ma no, fanne altre, fanne altre. Quindi ne farò altre, visto che nei prossimi giorni andrà avanti così. Sei un appassionato anche di geografia, di luoghi, magari sei le capitali, vuoi che ti interrogo? È una volta ero molto brava, adesso Capitale del Burkina Faso, vediamo se la sai. Ce la puoi fare. ce la posso fare, ma no, non lo Vabbè, so. te Cioè, la la dico io. Perché io sono un fanatico delle capitali, quindi no, Ouagadougou, Ouagadougou. conosco molto. Qual è? Ouagadougou. Ah, no, sai che Non so l'ho se si proprio nota. pronuncia così, però penso che si pronuncia così. Vabbè, un altro volta, il Burkina Faso è bello da visitare. Molto, no, cioè, non lo so, non ci sono mai stata, No, però dico con Google. poi quando ci vado su Street View dico molto perché in un qualche modo strano ci sono stata e ho visto che è molto verde, che c'è un sacco di acqua, un sacco di foreste, bello. Va bene, quindi in questa quarantena stai facendo questo, Sì. oppure, o stai facendo altro anche? Un po' lavoro da casa come molti, un po'
Un po' sì, guardo Street View, guardo serie TV, provo a fare delle foto, insomma, sistemo cose vecchie, pulisco casa, cioè sai, proprio tutto quello che si riesce a fare. Ma ascolta, ma questa quarantena come pensi che influenzerà la tua creatività, cioè i tuoi futuri lavori? O se sta influenzando in qualche modo, o pensi che lo influenzerà? Non Non lo so ti sono perché mai effettivamente chiesto. sì, me lo sono chiesta, ma in realtà penso che in questo momento, che è davvero è molto inedito per tutti questo quello che sta succedendo, penso che ci voglia molto, non so, come una sedimentazione di questo periodo qua per riuscire a capire cosa cambia nella mia visione delle cose, nella mia fotografia, non lo so, ho bisogno di un po' di tempo, sono un po' in ascolto rispetto a quello che sto sentendo, di quello che quanto andrà avanti, insomma, tutta una serie di elementi che forse poi quaglieranno in qualcosa oppure no. Non avevo la foga di fare un progetto fotografico su quello che sto vivendo perché sono talmente confusa da tutto che non saprei da che parte iniziare. Tu sei in quarantena a casa con qualcuno? Cioè sei da Sì, sola? ma Sei... sono persone, per fortuna, qui da sola probabilmente sarei impazzita per No, come c'avevi i sono. pesci, dai, c'avevi i pesci. Però sì, le persone che sto da sole è sicuramente molto più dura. Ma ascolta, stai lavorando in qualche progetto particolare in questi giorni oppure stai portando avanti cose che avevi già iniziato? Porto avanti cose che ho iniziato e nel come lavoro, comunque, quello che succede nei miei lavori è che spesso inizio a lavorare a un nuovo progetto senza rendermene conto o senza averlo progettato prima. Diciamo che da quando è iniziato questo discorso della fotografia è tutto un flusso che man mano si modifica, si evolve e che poi diventa progetto una volta che è finito in un qualche modo. Che è molto avanti, per cui non lo so. Sei work in progress, Sì, vero, vero senso della parola. quasi sempre. Ascoltami, come pensi che si evolverà il concetto di fruizione, cioè dell'arte, nel tuo caso dell'arte fotografica? Chiaramente una fotografia magari rispetto alla pittura, alla scultura può anche essere più virtuale, anche se è bella vederla dal vivo. Cioè, Certo. pensi che nel tempo si evolveranno anche degli strumenti come tipo, non so, delle mostre virtuali, delle cose, delle esposizioni, o meglio, stai facendo anche tu qualche passo verso questa modalità di fruizione diversa, oppure... Diciamo che sì, come dicevi tu, la fotografia probabilmente è quella più fruibile anche da uno schermo. Relativamente, forse, rispetto alle altre arti visive. Dopodiché è vero che un sacco di musei, un sacco di associazioni, di fondazioni si sono messe a fare giustamente mostre online, a caricare materiale, per sopperire al fatto che in questo momento non si può andare fisicamente alle mostre. È un po' un surrogato, come lo è Street View per il mondo reale, anche una mostra virtuale è un po' un surrogato, non hai una percezione al 100%, è un'immagine a cui togli tantissime componenti, il luogo in cui è inserita, la vicinanza, la tridimensione. Però in questo momento è sicuramente molto utile, interessante e sicuramente fa molta compagnia, non so come dire. Certo, Però non vedo l'ora di andare a vedermi una mostra dal vivo, ecco. certo. Ascoltami, noi facciamo sempre una sorta di gioco, chiamiamolo così, cerchiamo di depotenziare un po' la situazione creando dei manuali di sopravvivenza alla quarantena. Quindi ti dico delle cose e tu rispondimi così come ti Vai, viene, cioè senza fare prova. grossi ragionamenti. Allora, un disco che è in loop in questi giorni, qualcosa che stai ascoltando. L'ultimo di Caribou. Molto. Bellissimo. Anche Ottima scelta, bravo, bravo. grazie. Devo dire che sei un'ottima intenditrice. Un libro? Un libro? Sì, no. Vedo sulla tua mensola, sulla tua libreria.
Sì, aspetta, sto leggendo diversi manuali di storia dell'arte contemporanea, tutti insieme, sto facendo un po' un mescolone, però sì, provo a studiare storia dell'arte perché mi sarebbe piaciuto studiarla all'università e quindi adesso che ho tempo provo a studiarla. Bene, benissimo, dai. Mentre prima mi parlavi di serie TV che le guardi, film e serie TV, che cosa stai guardando? L'ultimo film che hai visto e l'ultima serie TV che proprio adesso appena metti giù la chat con me vai a vederti il nuovo episodio? Allora, serie TV ho appena finito di vedere The Outsider, The Sinner, la prima stagione, mi manca la seconda, e film, cavolo, è un sacco che non guardo film in effetti, perché guardando un sacco di serie, quindi tra una cosa e l'altra i film, sai che non mi ricordo l'ultimo film che ho visto. Ah, ho visto l'esordio la prima volta. Bene, dai. E ascolta, con i tuoi compagni di quarantena giocate, fate qualche gioco in scatola, PlayStation, carte. PlayStation, giochi in scatola pochi, poi un sacco di giochi da remoto con amici, giochini stupidi, carte, con tutto il possibile da fare anche con chi è a distanza, ogni giochino che troviamo lo facciamo. Cibo, cucini. Cibo, sì, ho ripreso a cucinare visto che prima non avevo smesso, un po' perché stavo da sola, un po' perché lavorando, proprio era l'ultima cosa a cui pensavo tornando a casa e quindi sto cucinando molto. Però adesso andrò al supermercato a cercare il lievito, questa cosa Cavolo, incredibile della quarantena. disperati tutti a cercare il lievito, Molto veramente. interessante sapere le cose che vanno esaurite per prima in un supermercato. Il lievito di birra è proprio l'ultima cosa a cui avrei pensato. Vale oro, cavolo, i panetti di lievito di birra valgono oro. Vabbè, invece sotto il profilo fashion e beauty, cioè sei una persona che sta in pigiama tutto il giorno, tutta una, vedo che è un maglione, quindi cioè, ti prepari oppure sei quelle che sono degenerate e sotto c'è cioè, il pigiama? Sotto. Oggi no, diciamo che vado un po' mi alterni, giorni in cui no, in pigiama mai, comunque mi vesto magari in tuta, ma mi vesto. Altri giorni provo a ridarmi una sistemata giusto per non arrivare a fine quarantena cioè, con un po' di dignità, un minimo. Bene, dai. Fitness, fai qualcosa? Cioè, ti alleni, fai workout come tantissime Sì. persone, segui Allora, diciamo che tutorial. ho avuto dei giorni, i primi giorni di quarantena proprio non ne volevo sapere. L'unica cosa che facevo finché si poteva era andarmi a fare comunque una passeggiata di mezz'ora attorno al palazzo perché di stare in casa proprio non riuscivo. Adesso ho incominciato a fare workout, a fare yoga la mattina e effettivamente fa bene un po' muoversi rispetto a prima che camminavo tantissimo, facevo 10 km al giorno in giro per Milano a piedi, adesso lo stare in casa inizia a essere un po' Pesante. faticoso. Sì. Ultime due domande, cos'è che ti manca di più? La prima cosa che mi viene in mente è l'aria. C'è proprio l'aria di quando uno è fuori, no? Anche perché ovviamente in questi giorni che ci sono poche macchine, anche affacciarsi alla finestra senti che c'è l'aria pulita e poi se sono allungate le giornate, la primavera, proprio voglia di stare fuori, qualsiasi cosa io possa fare. Ultimissima domanda, la prima, cioè proprio che ti viene senza star troppo a pensarci, la prima cosa che farai quando tutto sarà finito. Vado al mare. Tu sei calabrese, giusto? Mi ricordo. Metà calabrese, metà siciliana, per cui è una mancanza che c'è di base tutto l'anno. Con questa clausura devo dire che è aumentata. E poi perché sarei dovuta andare giù per le vacanze di Pasqua e quindi sto un po' scalpitando. Va benissimo, dai. Allora ti ringrazio di questa chiacchierata. L'intervista sarà pubblicata su estetica.it e su estetica.art. Ci sarà anche una selezione di 10 tue immagini che mi manderai, scegliele tu quelle che preferisci. Benissimo. E niente, ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Abbiamo passato un quarto d'ora per far passare la quarantena raccontandoci del più del meno. Come se fossi venuto da te in studio, a casa tua, meglio. Grazie Sofia, a prestissimo. Grazie. Grazie. Ecco, Ciao, ciao, Marco. ciao, ciao.